Siamo all'interno del Parco Naturale Monte San Giorgio, a Piossasco, a pochi chilometri da Torino. Un piccolo parco che racchiude al suo interno una altissima biodiversità. La scelta di fare il BioBlitz sul territorio del Monte San Giorgio è data dal fatto che i fruitori di questa zona sono molto legati a questo territorio e si voleva dare un'ulteriore importanza scientifica a questo posto e condividere quindi con loro quelli che sono le caratteristiche della biodiversità e l'importanza della tutela. Il BioBlitz è un evento nato più o meno una trentina d'anni fa in America e prevede una giornata di lavoro dove si valutano quali sono le specie presenti su un determinato territorio e c'è l'occasione di mettere insieme sia gli scienziati con la gente comune, quindi famiglie, scuole, e questo permette proprio un avvicinamento a quello che è il mondo della scienza. La cosa bella è proprio partecipare, avere una partecipazione a questo monitoraggio, e si ha l'occasione di imparare un sacco di cose nuove e nello stesso tempo anche il divertimento nel partecipare e nel dare il proprio contributo. Questa cosa noi la facciamo con l'utilizzo di un'app che si chiama iNaturalist, un'app che è a disposizione di chiunque, basta avere un telefono e tramite il telefono si può semplicemente segnalare quali sono le specie che sono state monitorate. Questo BioBlitz abbiamo deciso di non farlo su tutte le specie, come teoricamente si dovrebbe fare, ma di scegliere soltanto una classe, e in particolare la classe degli anfibi. Ecco perché andremo in giro per il parco ad cercare quelle che sono le zone umide. In questo periodo gli anfibi si sono risvegliati proprio per il caldo dell'inizio della stagione e si avvicinano alle zone umide per poi riprodursi. Non ci resta che andare. Questa è una rana dalmatina, fa parte del gruppo delle rane rosse. In realtà sono tutte di una colorazione abbastanza marroncina che assomiglia al colore delle foglie come queste che abbiamo qui intorno. Si riconosce dalle altre specie per via del muso particolarmente appuntito con un sottogola piuttosto chiaro, uniforme. Un'altra caratteristica è quella di avere delle zampe posteriori particolarmente sviluppate che gli permettono di fare dei salti particolarmente lunghi, pertanto è anche chiamata rana agile. Adesso che abbiamo capito che cos'è, la rilasciamo in natura e possiamo, prima di andarcene, segnalarlo su iNaturalist, che permette di mettere questi dati a disposizione di chi questi animali li studia. Questa è una zona umida artificiale, è un canale presente al fondo del parco. È una zona fondamentale per la riproduzione degli anfibi. Loro si adattano anche a situazioni come queste, quindi in un caso di monitoraggio è assolutamente importante anche andare a valutare delle zone antropiche come queste. Ecco un tritone punteggiato, un maschio. Si riconosce da altre specie per via della fitta punteggiatura che percorre tutta la sua lunghezza ed in particolare nella zona della testa. Il ventre è di un colore acceso, si distingue dalle larve di salamandra per via dell'assenza delle branchie, che invece caratterizzano proprio i giovani di quest'altro anfibio, e da due macchie gialle proprio all'inserzione delle zampe col resto del corpo. Questa è una femmina, generalmente appare più scura e meno punteggiata, inoltre anche il ventre è decisamente più ampio. Per riconoscerla dal maschio con sicurezza guardiamo la cloaca, che nel maschio in questo periodo è particolarmente rigonfia. Questo è un posto magico, si chiamano le Pozze dei Mortai. Ha un sacco di storia passata e anche di storia recente, e qui dentro si trova sempre un sacco di cose interessanti. Anche se si tratta di pozze temporanee, che quindi hanno un disseccamento estivo, possiamo facilmente trovare le ovature della rana dalmatina. Ogni femmina è in grado di deporre centinaia di uova, fino a 2000. La maggior parte dei girini che nasceranno non riusciranno ad arrivare ad età adulta, questo per la presenza di moltissimi predatori, come ad esempio queste larve di libellula.
Un'altra tipologia di zona umida, di tipo antropico, potrebbero essere dei vecchi pozzi. Questo è un pozzo dell'inizio del Novecento e proprio laggiù in fondo troviamo ben due salamandre. È uno stagno nascosto all'interno del bosco, troviamo l'acqua durante tutto l'anno. In passato abbiamo trovato anche il tritone crestato, quindi per noi è un posto di grandissima importanza. Ecco che finalmente, dopo numerosi tentativi, abbiamo trovato un rarissimo tritone crestato. Si tratta di una femmina, riconoscibile per via di questa bellissima linea gialla che percorre il suo dorso. Analogamente al suo parente più piccolo, il tritone punteggiato, anche il tritone crestato ha un ventre particolarmente acceso. Il tritone crestato è una specie protetta secondo direttive europee. Per maneggiare questi animali è necessario avere un'autorizzazione specifica e l'utilizzo di alcuni dispositivi, come i guanti in lattice che stiamo utilizzando, questo per evitare di danneggiare la delicatissima pelle degli anfibi e di trasmettere pericolosi patogeni, come ad esempio dei funghi. Alla fine della giornata siamo riusciti a trovare una ventina di specie diverse, tra anfibi e invertebrati, un buon risultato a livello di biodiversità. La prossima volta avremo il piacere di fare un nuovo BioBlitz, ma questa volta sul regno delle farfalle. Quindi non ci resta che salutarvi e ci vediamo la prossima volta, speriamo in presenza. Ciao! Ciao!